Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, come sempre nel nome del Signore. Oggi ci viene indicato un brano tratto dal libro dei Giudici. Per coloro che si sono avvicinati da poco alla Sacra Scrittura, diremo che in questo libro viene attraversato un periodo di storia di circa 350 anni. Il popolo di Israele, dopo la morte di Giosuè, è stato amministrato e governato e giudicato appunto da uomini chiamati giudici, fra i quali ricorderemo brevemente fra i più importanti Eli e Samuele. Ora, si distinsero per autorità e grande capacità amministrativa. Ora, dopo aver girovagato brevemente sul momento storico, leggiamo ciò che ci dice il libro dei Giudici al capitolo 18. Versetto 6. Il sacerdote rispose loro: andate in pace. Il viaggio che fate è sotto lo sguardo dell'Eterno. La storia raccontata nel capitolo 17 e 18 è un po' confusa. Questo per tornare indietro per riallacciarmi al brano appena letto. Mi si consenta anche un po', direi, tortuosa come storia. Facciamo un passo indietro. Dopo la morte di Mosè, come ben sapete, a guidare le imprese di Israele è stato incaricato Giosuè, uomo di valore e di fede esemplare. Ora, questo uomo ha cercato di dividere il suolo da poco conquistato nella terra di Canaan fra tutte le tribù, ma accade che una parte della tribù di Dan non ebbe alcun terreno. Allora i capi di questa tribù decisero di conquistarsi una parte di suolo, direi con la forza. Un pezzo di terreno per loro. Ora, essendo pochi di numero, avevano bisogno però di poca superficie. Questi capi scelsero cinque uomini per questo incarico, uomini valorosi, incaricandoli di cercare un luogo dove avrebbero potuto sistemarsi questi uomini rimasti senza possessione di terreno. Questi cinque, dando la dovuta importanza alla parte spirituale, strada facendo interpellano un sacerdote, il quale li rassicura dicendo loro che tutto andrà per il meglio. Dopo poco tempo la tribù si trasloca, o per meglio dire una parte di questa tribù si trasloca al nord del paese, in un luogo montuoso. Una breve riflessione. Questi uomini, questi cinque valorosi, hanno dovuto fare una scelta: seguire il proprio istinto o interpellare il consiglio divino per mezzo del sacerdote. Come abbiamo visto, hanno optato per la seconda soluzione e il risultato che ne è seguito è stato positivo. Noi ogni giorno dobbiamo fare delle scelte. Mosè, ad esempio, nel libro del Deuteronomio, dice che il Signore mette davanti a noi il bene e il male, la benedizione e la maledizione. Ora sta a noi la scelta. Il Padre Eterno non ci obbliga mai. Un altro uomo, l'abbiamo già nominato oggi, ricordo Giosuè, che rivolgendosi al popolo, che costantemente era nella pratica peccaminosa dell'idolatria, dice: voi fate ciò che volete, ma io e la mia famiglia faremo la volontà dell'Eterno e sempre lo serviremo. E ancora, nel Salmo 1, nel Salmo 1, troviamo un uomo che viene definito beato, il quale però ha preferito seguire la via consigliata dalla sua fede piuttosto che seguire gli empi sul loro sentiero, sul loro terreno. Concludendo, Gesù ci dice di prendere la via stretta, inoltrarsi per la porta stretta, perché molti intraprendono il cammino nella via larga, ma non porta senz'altro a buon fine. Nella vita camminiamo nella via consigliata dal nostro Signore, la fine della quale, nella resurrezione, i cristiani troveranno senz'altro davanti a loro il Signore Gesù, capo e compitore della nostra fede. Ora, questo augurio è a tutti voi in ascolto, e con questo concetto termino con il consiglio divino: scegli la porta stretta. Ciao.